Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al mio canale, attivare la campanellina, lasciare un like e un commento per aiutare me e il mio canale a crescere. L'autunno si avvicina, non è la mia stagione preferita perché io amo l'estate, però io amo moltissimo Halloween. Quindi quando entriamo nell'autunno, soprattutto verso ottobre, io ricerco delle letture a tema o comunque che mi ricordino in qualche modo questo periodo dell'anno. Non lo faccio quasi mai, lo faccio solamente appunto per questo periodo e anche con il Natale. Per il resto le mie letture non sono quasi mai, non seguono quasi mai le stagioni, ecco. In questo video vorrei fare una TBR appunto del periodo autunnale ottobre Halloween. Non leggerò sicuramente tutti questi libri, ma io li metto qua e vedremo poi quali riuscirò a leggere. Allora, il primo libro che vorrei leggere è Orgoglio e pregiudizio e zombie. È un po' trash, io ho visto anche il film, mi è piaciuto moltissimo. Tra l'altro, questo libro è inserito nella sfida dello scaffale strabordante, lascio il link del video tra le schede. Praticamente non è altro che Orgoglio e pregiudizio, ma con all'interno gli zombie. Io adoro gli zombie. Sono, dopo le streghe, i miei personaggi fantastici preferiti e questa lettura mi sta chiamando da un bel po', quindi vorrei appunto leggerlo. Fatemi sapere poi nei commenti se l'avete letto, se avete letto qualcuno di questi libri, cosa ne pensate o se avete dei consigli da dare in questo periodo dell'anno. Altro libro che vorrei leggere da tantissimo, che mi ispira un sacco, è Horror Store. Praticamente è un horror ambientato in una specie di IKEA, quindi la storia è molto originale, è un libro molto bello anche proprio esteticamente, ci sono un sacco di illustrazioni all'interno, adesso non ce l'ho qua per farvelo vedere, però è un libro che mi ispira molto e anche ben curato. Per quanto riguarda invece i classici, vorrei leggere Frankenstein, che ancora non ho letto e che vorrei leggere perché l'ho sempre letto un po' a pezzetti e vorrei invece leggerlo dall'inizio alla fine. E anche Giro di vite, un libricino piccolino che da un lato mi inquieta perché ho paura di non riuscire a farmi piacere la scrittura dell'autore, dall'altro invece mi incuriosisce moltissimo per via della trama. Vi lascio giù nell'info box tutti i libri che vi cito in questo video in modo che voi possiate andare a vedere la trama e anche il prezzo. Due libri che ho comprato invece un po' di tempo fa di AB Editore, che è una casa editrice che sforna dei libri bellissimi esteticamente. Vorrei leggere Sepolcro, che mi ispira moltissimo, e anche Draculea. Questi sono due libri appunto che ho acquistato insieme a Grimorio che ho già letto e praticamente sono una raccolta di racconti barra antologie molto interessanti, ricchi di illustrazioni meravigliose e vorrei appunto cercare di riuscire almeno a leggerne uno di questi due. Un libro che invece ho nella libreria da tipo boh, 10 anni, 15 anni, è Una strega a New York. Dovrebbe essere una specie di biografia, comunque sì, una specie di autobiografia dell'autrice che è una sacerdotessa Wiccan o comunque è una Wiccan e racconta la sua storia. Quindi vorrei leggerlo. È scritto un po' piccolo e sono tante pagine. Questo mi ha sempre un po' spaventato, però vorrei leggerlo a questo giro. Una raccolta di racconti che io ho in ebook che mi interessa molto è Le stanze dei fantasmi. Vediamo un po' com'è. Ci sono anche dei racconti di Dickens all'interno e spero mi possa piacere. Altro libro che voglio leggere da un bel po' e che ho in ebook è Le streghe di Salem. Di questo hanno tratto un film, una serie TV, non ricordo, ma non l'ho vista. Ne ho sentito parlare sia bene che male, ma comunque mi ispira moltissimo. Anche questo è in ebook, ce l'ho da tantissimi anni e vorrei cercare di smaltirlo. Super novità è Teddy. È un libro appena uscito, mi sembra edito dalla Giunti, che ha acquistato mia sorella, io ce l'ho in ebook, e è una sorta di mystery thriller barra horror e ne ho sentito parlare solo benissimo.
Quindi non vedo l'ora di leggerlo, credo che questo sarà il primo libro che leggerò perché appunto mi ispira veramente tanto. Altro libro che voglio leggere è La casa maledetta di John Saul, mi sembra, Saul, non ricordo, comunque non mi ricordo neanche di che cosa parli questo libro, ma ho l'ebook da tantissimi anni e voglio leggerlo. Di quest'autore ho letto un paio di libri e mi sono piaciuti tutti e due moltissimo e quindi spero che anche questo non mi deluda. Poi ho un altro libro che è Altre raccolte di racconti, Le case del brivido. È un libro che ho acquistato all'usato, mi sembra 1 euro, e attirata dalla copertina e dal titolo che vorrei tantissimo leggere. Anche qua sono una serie di racconti. Le protagoniste dei racconti sono appunto delle case maledette, case del brivido, case infestate, quindi mi sembra molto molto adatto per questo periodo dell'anno. Un libricino invece per ragazzi che ho da tanto tempo è Il cimitero senza lapidi. È una serie di racconti. Io ho letto Il figlio del cimitero di Neil Gaiman e è un libro secondo me bellissimo, anche se è per ragazzi. Lo trovo adatto a tutte le età e mi è piaciuto moltissimo. Questa raccolta di racconti, invece, Il cimitero senza lapidi, credo che abbia il solito protagonista. Non ne ho sentito parlare benissimo, devo essere sincera, però ce l'ho e quindi voglio smaltirlo. Però ripeto, Il figlio del cimitero è assolutamente consigliato, mi è piaciuto moltissimo, quasi al pari di Coraline. Poi ho L'istituto di Stephen King, questo ne ho sentito parlare molto molto bene quando è uscito e ora non se ne sente più parlare. L'ho acquistato, ce l'ho in cartaceo e vorrei leggerlo il prima possibile. E per ultimo, La confraternita delle streghe, che credo sia il primo di una trilogia. Il secondo è già uscito in inglese, spero che esca presto anche da noi in Italia. La scrittrice è la stessa che ha scritto The 100, che non ho letto, ma ho visto la serie TV. Ci sono le streghe e quindi credo che sia adattissimo al periodo. Ok, quindi questa è più o meno la mia TBR di questo periodo. Ripeto, fatemi sapere se avete dei libri da consigliarmi o cosa ne pensate, se avete letto qualcosa di questi che ho detto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!